amici, un saluto dal vostro corrado Esposito Personal Trainer. Torniamo a rispondere alla domanda, perché mi avete fatto una domanda. Cerco di rispondere con questi format ai vostri problemi, alle cose importanti della vita, perché poi anche l'aspetto fisico è importante. È un problema quando non ci si vede belli, si mette peso e gli altri te lo fanno notare, perché è un problema psicologico molto forte, in quanto tu ti inizi a sentire inadeguato, meno bello. Ti senti fuori forma, a livello mentale è devastante. Io l'ho subita questa cosa e anche quest'anno ho fatto fatica. Quando la dieta non andava bene all'inizio, sono stato 10 giorni senza perdere peso. Però poi all'atto pratico abbiamo perso quasi 15 kg, quindi si può fare se uno si impegna. Questo ragazzo ha mandato questo messaggio, vi faccio apparire. Come al solito invito a iscrivervi al canale e a lasciare un bel like. Mi ha scritto questo messaggio, mi ha detto: sono alto 1,70 m. Peso 95 kg, troppi, sono alto 1,87 m, mo ne peso 86. Troppi kg, ma guarda, io non mi sento più all'altezza, mi sento fuori forma, la gente mi fa notare che ho messo molta pancia. Voglio creare un fisico migliore per piacere a me stesso o a un'ipotetica ragazza. Allora, già se c'è il fisico, non è detto che piace alle ragazze, perché c'è il fisico, vado in giro poco e tutto quanto, però non è sintomo di successo sicuro. Chiaramente, raga, un bel fisico, quando pure una donna vede un uomo col bel fisico, è diverso tra vedere un bell'uomo con un bel fisico o un uomo con il fisico di merda. Però c'è da dire che uno lo fa anche per la salute e per se stesso. Quindi, non è detto che il bel fisico ti fa conquistare carovane di donne. Però è chiaro che aiuta. Soprattutto bisogna farlo per piacere a se stessi in primis e stare più in forma, stare meglio. Io ora che sono molto più magro, rispetto a 6 mesi fa, mi sento molto meglio. In quello che faccio, in come mi muovo, in tutto quello che faccio. Però è un sacrificio, quindi. Lo metto, ho provato le diete, non ho mangiato la sera, no. Problema numero uno è: hai provato diete classiche di tanti dietologi che ti fanno la dieta mangiando poco, e non è quello il discorso, perché una dieta fatta bene da palestrato è una dieta dove tu mangi tanto, ma mangi pulito. Non è che mangi poco, io mangio 6 volte al giorno, però mangio pulito, mangio bene e mi levo anche le soddisfazioni, dei piccoli sfizi, io me li levo, mangio un po' di formaggio, un po' di strachino, mangio la mozzarella, non è che levo tutto. Però di base devi capire che la dieta ti impone di mangiare pulito, di bere di meno, di cercare di non bere. Io ti consiglio, io a livello di dieta non ti posso aiutare perché non sono un dietologo, fatti fare la dieta da un dietologo in ambito sportivo. Cerca su internet, vedi un dietologo che ti convince in ambito sportivo, che ti può fare una dieta fatta bene e te la fai fare, perché la dieta è la prima cosa. Se non fai la dieta non scenderai mai di peso, ti puoi mettere a fare sport quanto ti pare, non scendi di peso. La prima cosa è il mangiare. Una volta che hai trovato un dietologo che ti sembra giusto, c'ha delle belle recensioni, un dietologo sportivo, quindi può seguire la tua dieta annessa all'attività sportiva, dopo là chiaramente ti devi allenare. Per allenarsi e per calare di peso devi fare un metodo di allenamento molto 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 intenso. Io ti consiglio di fare sia i pesi, però come faccio io, a superset, quindi accoppiando gli esercizi, mettendo meno peso ma molta intensità. Sia provare dei circuiti funzionali con metodo HIIT. Cosa sono i circuiti funzionali? Sono quei circuiti dove tu in un allenamento fai tutti gli esercizi, parte superiore e parte inferiore. Ci sono anche dei video sul mio canale. In palestra li facevo fare sia a corpo libero che con l'attrezzatura, tipo parti, panca, croci, militari press, alzate laterali, bicipiti, tricipiti, squat, polpacci e addominali, e poi ti fai la corsa alla fine. Questo è un metodo molto buono per accelerare il metabolismo pure quando sei fermo, quando non stai facendo nulla. Io lo sto facendo sul cardio, perché io tutti i giorni, non tutti i giorni, però un giorno sì, un giorno no, 2 giorni sì, uno no, faccio la cyclette con metodo HIIT, alta intensità, bassa intensità. Faccio 2 minuti di sprint, di pedalata forte, faccio 1 minuto di riposo, faccio 1 minuto e mezzo e 30 secondi, 1 minuto di spinta e 30 secondi di riposo, vado avanti così. Ogni volta alterno questi tempi in modo che il corpo non si abitua. Stimoli il metabolismo a bruciare anche quando sei fermo, perché il metabolismo basale, che è quello che abbiamo quando stiamo fermi, che comunque brucia anche se un minimo, viene stimolato e brucia di più. Quindi la dieta, la prima cosa, ti devi allenare, ci vuole allenamento con i pesi, che vada a far sì che il corpo venga stimolato a bruciare grassi, annesso all'allenamento cardio. È chiaro che queste 3 cose messe insieme, fatte bene, ti daranno sicuramente un quid di risultati impossibile da non raggiungere, è impossibile.
Io che sono una persona che ha un metabolismo lentissimo, ho raggiunto i migliori risultati, l'avete visto? Ci sarà una settimana che magari perdi meno peso, la settimana che perdi più peso, ma di base i risultati ce li avrai. Dedicati un giorno di sgarro, come ho detto sempre, ci sta il giorno di sgarro. Certo, non fare l'animale quando fai il giorno di sgarro, però mangi un giorno di più e levati gli sfizi culinari. E di base rimani sul pezzo. A tutto ciò ci deve stare una continua motivazione. Guardati già in forma, immaginati già in forma, immagina la ragazza che ti piace, immagina che tu vai in giro, ti incontra, ti fai complimenti per il fisico, si innamora di te. Viaggiare con la mente ti fa ottenere più risultati, perché il sogno, l'obiettivo che tu vedi là, anche se è un qualcosa di immaginario, ti spinge ad andare di più. Magari poi non conquisterai mai quella ragazza, magari sì. Però a livello mentale, pensare a quello ti aiuta. Quando stai facendo la cyclette, stai facendo mezz'ora di cyclette, sei stanco, devi fare altri 10 minuti, dici, cazzo, sono stanco. Pensa a quello, pensa a te, col fisico bello o alla ragazza che ti piace, vedi che pedalerai di più, darai di più e ti impegnerai di più. Questi sono giochi psicologici. Guardati video motivazionali, guardati documentari di gente come Schwarzenegger, guardati vecchi video di quando parla Stallone, come ha fatto e diventa famoso. Là ti rendi conto e quello sarà tutta motivazione che ti aiuterà a dare sempre di più. E con queste cose messe insieme, tu non puoi assolutamente non ottenere risultati. Guardati dei video di atleti che ti piacciono, che ti motivano ad allenarti. Dici, cazzo, vorrei essere come lui. Pure se non ci diventi, pure se si prendono gli steroidi e tu non te li prenderai mai, però ti aiuta a essere motivato. Quindi io ti dico, secondo me è impossibile con questo approccio non calare di peso. Io l'ho fatto tutti gli anni, l'ho fatto anche quando pesavo 110 kg, dopo 3 mesi pesavo 85. Se fai un approccio del genere, i risultati arriveranno. È umanamente impossibile che non accada. Quindi mi raccomando, fammi sapere, perché voglio capire se inizierai a fare un approccio come ti ho detto io e se riuscirai a calare di peso. Ma la motivazione ti verrà anche grazie ai risultati. Quando vedrai i risultati che iniziano ad arrivare, vedrai che sarai più motivato a fare ancora meglio. Ciao, aglio.